Buonasera, è l'Annunzio Mobis come redazione per Sempre News. Dopo i botti, il silenzio delle città. Inizia il 2022. Inizia il 2022 e noi come Informazione Libera Popolare Sovrana, redazione per Sempre News, nella rubrica settimanale dell'Annunzio Mobis, parliamo giustamente di economia, di problemi del lavoro, del problema del sociale. Chiaramente il 2022 inizia sempre con i cosiddetti auguri per tutti, ma devono essere non, diciamo, speranze illusorie, bensì certezze, certezze per l'impresa, certezza per i giovani, certezza anche per quanto concerne la situazione delle fasce sociali. L'Italia, nostro paese, la stessa Europa. Siamo sempre nella situazione della piena pandemia, con i dati che a volte confondono un po' tutti quanti. Chiaramente dalle nostre agenzie e dalle ricerche che abbiamo fatto per quanto concerne la situazione, parliamo un po' di produzione, parliamo un po' delle borse. Chiaramente dal punto di vista delle borse economico-finanziarie quest'anno sono, diciamo, hanno chiuso tutti in media col segno più, però dire le borse, quelle degli investimenti di un certo rilievo e di un certo livello, chiaramente rispetto a quello che poi si è alleggerito in questi tempi, le borse della spesa, specialmente per le fasce medio basse. Chiaramente l'Eurozona dà un segnale più in media per quanto riguarda il manifatturiero, perché tira, diciamo, Germania, Italia, meno la Francia, meno la Spagna, però il problema che non è corrisposto dal punto di vista occupazionale. Qual è il punto in cui siamo ancora fermi al famoso 6,5, quando noi come redazione per Sempre News, non soltanto nella mia rubrica dell'Annunzio Mobis, avevamo specificato che alla riapertura schizza chiaramente la situazione del PIL, il cosiddetto prodotto interno lordo, e lo stesso anche per il manifatturiero, che l'Italia addirittura supera, diciamo, la locomotiva Germania. Noi siamo il secondo manifatturiero in Europa, quindi in media dell'Eurozona siamo avvantaggiati, ma siamo al di sopra della media del 50%. Dov'è il punto in cui c'è la contestazione da parte di un'informazione popolare, libera, sovrana? È che non corrisponde la occupazione e chiaramente gli investimenti sono nelle utensilerie, cioè quindi nei macchinari da parte delle imprese. Quindi in questo anno, dopo le riaperture, cioè in effetti dopo i lockdown un po' generali in Europa, da parte di tutti, c'è stato poi non più la chiusura, ci sono state delle limitazioni e ancora oggi siamo in una fase, diciamo, di limitazione, ma non si bloccano più le produzioni. Noi siamo andati un po', diciamo, nella notizia molto forte, nel senso che può darsi che i paesi, o mettendo il nostro in primis che lo conosciamo maggiormente, non hanno la possibilità di poter mettere in campo delle risorse tali da poter dare un'assistenza a tutti. Allora bisogna assolutamente, tra i vari colori, l'abbiamo anche scritto sulle nostre pagine, diciamo così, avere di quelle situazioni che non funzionano al 100%, ma vanno su un piano dal 70-75%. Chiaramente a noi interessa poi l'occupazione, perché avendo l'occupazione in un paese c'è una crescita da parte, diciamo, dello stesso paese, perché non solo ci si produce, ma chiaramente c'è la triade impresa, lavoro, reddito, che è una cosa molto importante, e noi su questo cerchiamo di fare informazioni. Chiaramente le borse ci interessano fino a un certo punto, perché fanno parte di un'altra fascia di investimento ed è già importante che chiudono una media annuale positiva, però quello che non chiude, diciamo, come fatto positivo è per la stragrande maggioranza della borsa per la spesa. Ma questo non soltanto in Italia, noi abbiamo potuto anche leggere
delle situazioni sociali, specialmente in Francia, che oltretutto sta un po' arrancando, lo stesso la Spagna, e chiaramente bisogna trovare la cosiddetta quadra in Europa. Prima dal punto di vista del Covid, e sappiamo benissimo che questa situazione noi non siamo neanche d'accordo rispetto ai cosiddetti scienziati che parlano, diciamo, di un tempo ancora di periodo perché per le temperature, per poi arrivare nel mese di aprile e sperando di non commettere gli stessi errori degli anni scorsi, perché chiaramente l'abbassamento del virus come carica, diciamo, io la definisco una carica batterica negativa che si ripercuote sulle popolazioni, poi c'è il via libero tutti perché bisogna entrano in campo altri settori che sono importantissimi, certamente sono settori in alcuni paesi a doppio filo, di cui anche il nostro, come il turismo ed altro. Però penso che questa situazione della pandemia, in questa fase di studio, al di là di tutto che ora ci troviamo in una questione di crisi energetica, chiaramente c'è un dispendio diciamo di energia economico-finanziaria da parte dello Stato per cercare di assistere imprese e famiglie, maggiormente le imprese che addirittura si vedono triplicare, diciamo, il consumo energetico all'interno delle proprie aziende, sia la fase piccola, media e grande, e l'abbiamo visto, abbiamo potuto constatare. E chiaramente le fasce delle, diciamo, ampie, la stragrande maggioranza dei paesi, in questo caso parlando a noi, e per quanto concerne la situazione della fascia medio-medio-bassa. Chiaramente questo è un qualcosa che va, che deve toccare la politica. Bisogna rivedere un po' tutto in Europa, bisogna ricostruire la Europa. Ora, oggi, a 20 anni dall'entrata della moneta euro, che chiaramente ha indebolito un potere di acquisto da parte della gente, perché in grande sofferenza i salari non sono aumentati, bisogna un po' rivedere una politica centrale dell'Europa. Noi abbiamo sempre usato il termine di Europa più popolare e sociale, un'Europa di confederazione di stati, però chiaramente bisogna capire bene il perché. Sul discorso della moneta euro c'è un qualcosa che ci blocca, in quanto sappiamo benissimo da dove è partita la situazione e chi ci perde maggiormente. Usare sempre il termine vassalli è un qualcosa che non fa bene in qualsiasi nazione. Ogni nazione è sovrana. Poi, al di là di tutto, in Unione Europea viene, diciamo, viene data una definizione un po' particolare a che cos'è il sovranismo, il cosiddetto populismo. È proprio perché ci sono i poteri finanziari. Noi stiamo sbattendo contro un ordine, diciamo, mondiale economico più che altro, e sappiamo benissimo quali sono i nomi che girano dietro di questa situazione. Ma penso che oggi i paesi devono un po', a parte della loro politica, devono scrollarsi di dosso in questa posizione di essere vassalli, perché stamattina parlavamo con delle persone che erano fuori agli istituti di credito per il ritiro delle pensioni, cioè quelli i più garantiti, diciamo così, del parastato, delle aziende private forti, insomma quelli che hanno la pensione, che riescono a mantenersi su oltre un po' la linea di galleggiamento. Chiaramente poi ci sta la grande fascia del bisogno. In Italia poi sappiamo benissimo che i 2 anni di pandemia è venuto anche meno in un'area, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, quella di arrangiarsi, e quindi sono entrati tanta gente in una fascia di assistenza. Come redazione per Sempre News, e la concludiamo così perché poi ne riparleremo, ne abbiamo sempre parlato, ma cerchiamo di far arrivare alla politica il messaggio, quello del cambiamento, i contratti formazione e lavoro con una legge 285, sia per i specializzati che hanno titoli di studio e quelli che non hanno titolo di studio. Una formazione, diciamo, alla occorrenza per quello che dovrebbero fare in dei progetti, che maggiormente lo devono mettere in campo gli enti territoriali.
A parte questo, e poi chiaramente lo possono mettere in capo le varie aziende, quelle le aziende che sono più innovative, e sappiamo benissimo. Il famoso PNRR, noi vorremmo che sia mirato, perché questo deve far crescere il paese, mentre i fondi ordinari dovrebbero garantire la messa in sicurezza e la parte di funzionalità. Noi questo come Annunzio Mobis, redazione per Sempre News, Nunzio Vitolo, opinionista pubblicista, vi saluto e per la prossima settimana per un altro servizio. Buona serata.